Con la presentazione del restauro della Visitazione del Pontormo conservata a Carmignano, eseguito da Daniele Rossi nel suo studio fiorentino, ha preso il via il percorso di avvicinamento alla mostra Pontormo in Rosso, Divergenti, Vie della Maniera, in programma a Firenze a Palazzo Strozzi dall'8 marzo al 20 luglio del 2014. Curata da Carlo Falciani e Antonio Natali, l'esposizione offrirà al pubblico una nuova occasione di conoscenza dei due gemelli diversi, Pontormo e Rosso, protagonisti della cosiddetta maniera moderna, come la definì Giorgio Vasari. Il restauro della Visitazione di Carmignano, una delle opere selezionate per la mostra, ha riportato alla luce i colori originari del dipinto, appesantiti dai vecchi restauri, recuperando pienamente l'atmosfera di intensa astrazione che pervade la scena dell'incontro tra Maria ed Elisabetta, sdoppiate nelle ancelle alle loro spalle come in un gioco di specchi. In primo piano, la madre di Gesù e la cugina sono di profilo e si guardano negli occhi, si toccano in un momento di profonda comunicazione e vicinanza. In secondo piano le due ancelle, vere e proprie alter ego delle prime due, sono rappresentate frontalmente e con gli occhi perduti nel vuoto, la più giovane con gli abiti degli stessi colori di quelli della Vergine, ma invertiti, la più anziana del tutto identica ad Elisabetta. Una scena che insieme all'architettura fiorentina e alle altre piccolissime figure sullo sfondo complicano da sempre l'interpretazione di quest'opera misteriosa. Il restauro della Visitazione è stato sostenuto dalla Fondazione Palazzo Strozzi e finanziato da Fabrizio Moretti. Prima di intervenire sulla tela, l'opera è stata sottoposta a numerosi accertamenti che hanno evidenziato la natura dei materiali, dei pigmenti e delle sostanze presenti sul dipinto e i disegni preparatori sullo sfondo. Nella mostra di Palazzo Strozzi sarà esposta al pubblico anche la Madonna del Libro del Pontormo.